porte aperte al territorio, a genitori e figli, per mostrare ciò che la scuola ha da offrire. Open Day ieri pomeriggio all'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara. I visitatori hanno potuto ammirare ciò che alunni, genitori e personale hanno organizzato insieme per l'occasione. Diverse aule sono state impegnate per la realizzazione di laboratori e attività di gruppo. Ad accogliere i presenti e a dare il via all'Open Day sono stati il coro e il gruppo folcloristico della Guarino, un'accoppiata che, tra musica, canti e danze popolari, tutto rigorosamente con abiti e costumi ad hoc, ha letteralmente conquistato i tanti. Numerosi i cellulari puntati sullo spettacolo per immortalarne i momenti migliori. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Maria Todaro, che dopo la presentazione dell'evento si è messa in prima linea insieme ai docenti e al personale della scuola nell'illustrare agli ospiti le varie attività dell'istituto che dirige. L'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino apre le porte al territorio per dimostrare all'utenza le attività che si svolgono all'interno della scuola per consentire ai bambini, ai ragazzi, di acquisire quelle competenze necessarie per proseguire in modo positivo il loro percorso formativo. Vogliamo far capire ai genitori, alle famiglie, quali sono le attività che noi svolgiamo sia all'interno del curriculum che in orario extracurricolare. L'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino comprende 3 ordini di scuola, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Naturalmente ci sono programmazioni e obiettivi diversi, abbiamo un personale docente attento ai bisogni dell'utenza che raramente si assenta tranne proprio quando è necessario e che fa in modo di far acquisire ai bambini, ai ragazzi le competenze necessarie per l'inserimento nella società. Tra i vari laboratori che hanno coinvolto bambini e ragazzini di ogni ordine, dalla scuola dell'infanzia a quella elementare a quella media, non è mancato quello di letteratura. Alunni delle elementari, insieme all'insegnante, hanno letto un libro, mentre a pochi passi altri si sono cimentati nella colorazione di una grande tela. I più grandi si sono occupati invece del laboratorio scientifico, con la spiegazione e la dimostrazione di vari esperimenti compiuti con il materiale preparato appositamente per l'evento. Interessante poi il progetto Coding, portato avanti nel laboratorio informatico, un'attività che riunisce in piccoli gruppi gli scolari e, tramite programmi educativi, ne stimola il ragionamento e la cooperazione. Le aule della Guarino sono dotate inoltre di LIM, lavagne interattive multimediali, con le quali i piccoli, sotto la supervisione dei docenti, possono svolgere in maniera efficace le varie attività previste dal programma scolastico. Altre alunne hanno poi effettuato le prove per una danza sulle note della colonna sonora della nota pellicola Schindler's List, che sarà messa in scena in occasione degli eventi programmati per la giornata della memoria. Allo stesso modo è stata preparata un'illustrazione del diario di Anna Frank. Insomma, ieri la Guarino non si è fatta mancare proprio nulla, nemmeno in ambito culinario. I piccoli del Plesso Agazzi, insieme agli insegnanti, si sono cimentati nella preparazione di formine realizzate con l'impasto, il tutto mentre si cantava insieme per rallegrare il pomeriggio. C'è anche chi, con la pasta, ha realizzato dei graziosi accessori, quali collanine e braccialetti. L'ampia struttura dell'istituto, dotata anche di una notevole palestra, è stata utilizzata a pieno. Soddisfatti i presenti, sia chi ha visitato la scuola per la prima volta, sia chi l'istituto lo conosce da tempo e ha voluto riconfermare la scelta per i propri figli. Sono stata alla Guarino sia per la scuola dell'infanzia sia la scuola primaria e adesso ho confermato per la scuola media. Perché ti trovi bene alla Guarino? Sì, mi trovo bene sia con le insegnanti sia perché si fanno molti progetti e questo mi piace. L'evento ha chiesto una collaborazione e una comunicazione notevoli tra personale, genitori e alunni dell'istituto, collaborazione che si è rivelata fondamentale per la riuscita dell'evento. Il Guarino apre le porte all'utenza e al territorio e accoglie tutti i bambini di Favara per far vedere proprio le aule organizzate in laboratori. Abbiamo diversi laboratori di pittura, di cucina, abbiamo poi un piccolo laboratorio in cui i bambini hanno effettuato il coding e da notare anche la grande collaborazione che abbiamo avuto ad opera dei genitori che si sono prodigati nel portare il materiale da utilizzare per questi laboratori. I grandi, i bambini di 5 anni hanno accolto i bambini di 3 anni che sono venuti a trovarci a realizzare delle piccole opere all'interno della nostra scuola.